Hello everybody, I'm Federico Sceriffo. I'm an Italian pro drifter, and yeah, let's talk about a little bit about drifting in Italia e all'estero. Sta crescendo tantissimo, una disciplina che sicuramente all'estero ha preso molto più piede che in Italia, ma questo non vuol dire che non prenderà piede in Italia, anzi, ci sono tantissimi appassionati di drifting che non riescono ancora ad esprimersi bene in Italia perché le aziende non investono, ma anche nei prodotti, no? Perché si inizia con i prodotti prima che con il denaro per le trasferte, tutte le spese vive che si hanno durante un weekend. E sicuramente all'estero oggi è uno sport, cioè quindi viene considerato come una gara di GT, un rally, una formula monoposto, e non veniamo considerati come dei matti amatoriali, no? Che demoliscono le macchine, le gomme, gli autodromi, sicuramente. Quindi questo è un punto importante che secondo me va capito anche in Italia per cambiare la visione che si ha sul drifting e quello che trasmettono tutte quelle persone che sono appassionate, stanno iniziando, ma sicuramente all'inizio non si fa bellissima figura, no? Con una macchina un po' arrabattata, con pochi cavalli, fa casino ma non va forte, no? Quindi bisogna dargli tempo anche a queste persone di mettere la macchina in una maniera che possa comunque essere decente da vedere e appagante per l'occhio. Beh, io sono sempre il primo che spera che prenda il giusto piede, perché so che ci si diverte e faremo delle cose mega galattiche, come sempre abbiamo fatto. Adesso sono super impegnato, sono sempre in giro, mi piace da morire essere sempre più impegnato per quello che ho sempre sognato di fare. Non si tratta solo di guidare, sei impegnato 7 giorni su 7, sei impegnato 15 ore al giorno, quindi non è solo divertirsi, no? Però è bellissimo. Quindi... E quindi continuate a seguire la vostra passione, continuate a seguire il drifting, continuate ad allenarvi, è bellissimo, aiutiamo a crescere insieme e ci vediamo tutti a Modena il 2, 3, 4 giugno per il Japanese Car Meeting, non potete mancare, a presto!